Prima Radio. C'è questa idea di rilanciare i Quattro Canti, che è una delle zone più belle della città di Palermo. Ce ne sono tante di zone meravigliose, ma questa un po' è lo snodo del centro storico, cioè lo è, perché insomma ci sono le varie diramazioni. Praticamente c'è l'idea di farli diventare museo, anzi tre musei ai Quattro Canti. È quello che appunto esce fuori, insomma, da questa idea di Manlio Mele. Questo grido di allarme, una proposta in merito all'incrocio più importante del cuore della città vecchia, quei Quattro Canti che rappresentano certamente il centro nevralgico dell'antica Panormus. Ciao Manlio, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Mi sembra, direi, geniale, ma soprattutto tutelare il patrimonio del centro storico, i Quattro Canti. Siamo tutti innamorati di questa zona della città. Il fatto che possano essere svenduti a chissà quale privato e mancare alla città quel pezzo importante è sicuramente dissacrante. L'idea di fare dei musei, anzi tre musei, mi sembra bella. Si potrà fare, secondo te? Si andrà avanti? Ma guarda, allora, si conciliano con questa idea varie ipotesi. Intanto quello è il cuore della città seicentesca, della Panormus, della parte più antica della città, della Paleapoli e della Neapoli, vabbè, non sto qui a specificare. E comunque è il primo taglio urbanistico nelle città del mondo, oserei dire in Europa, nel 600 venne fatto con via Maqueda. E i quattro cantoni, i quattro canti di città, come vengono chiamati, o Piazza Villena, quello è il nome, rappresentano la parte più aulica dell'architettura barocca. Ciò detto, e quindi con un'attenzione che ai tempi lo Stato ebbe, il Senato palermitano a fine in pieno 600 fino a fine 700, fino a metà del 700, quei quattro palazzi fino a qualche anno fa non erano soggetti a vincolo, paradossalmente, è incredibile ma vero, avevano un vincolo urbanistico dettato dal piano particolareggiato di recupero del centro storico di Palermo. Fortunatamente poi, spingendo, siamo riusciti, la sovrintendenza attentissima per carità, a porre un vincolo monumentale sui quattro palazzi, che poi non sono quattro, sono tre, perché il quarto cantone è la chiesa di San Giuseppe dei Teatini. E oggi i quattro palazzi sono nelle identiche condizioni. Identiche condizioni vuol dire, dal punto di vista funzionale, non vengono utilizzati. Hanno un'obsolescenza formale architettonica, perché sono, essendo stati senza vincolo, dentro le proprietà piuttosto che gli affittuari, piuttosto che chi c'è stato, ha manomesso soprattutto Palazzo Costantino, hanno tolto tutti i tetti cassettonati, parte dei soffitti dipinti e dei pavimenti dipinti, insomma ci sono delle distruzioni operate in questi palazzi veramente cospicue. Senti Manlio, ma possiamo tranquillamente dire che in questo momento i tre palazzi sono in vendita? Ci sono? Sì, allora Palazzo Costantino e Palazzo di Napoli, che è l'altro, che è il quarto canto del mandamento Castellammare, quello in basso, diciamo a sinistra, scendendo, non è in vendita ma è in svendita. Perché addirittura ci sono dei crediti che vantano delle banche per una serie di milioni, peraltro ne hanno parlato i vari giornali, che oggi vengono richiesti da queste banche e quindi quanto prima, se ne è parlato nei giorni scorsi, probabilmente c'è un'ipotesi di messa all'asta del palazzo, e mi risulta che già alcuni hanno acquistato il debito, quindi ci sarà una svendita, vorrei dire, del palazzo stesso, il che è una cosa tremenda. Se si svende non verrà utilizzato certo come museo, non come bene, non so che magari, destinazione, no. È un albergo, perché mi viene in mente. No, ma neanche un albergo, ma credo che neanche un albergo vogliano fare altro. Magari un albergo ci sta pure, un albergo 5 stelle, elegante, bello lì, ma credo altro. Gli altri due palazzi
mi risulta essere in vendita da dirette mie connessioni personali, sono in vendita, peraltro come vedi sono in stato di obsolescenza forte, sono distrutti sia Palazzo Guccino Bordonaro, che è quello su Piazza Pretoria, che Palazzo Rudini, Scamacca di Rudini. E quindi allora io dico, bene, abbiamo il prossimo quadro comunitario di sostegno 2021-2027, quindi arriveranno un sacco di soldi, diciamo ai radioascoltatori che spesso questi soldi, come nell'attuale quadro comunitario di sostegno, non vengono spesi, quindi diciamo comprendo che per ora abbiamo delle esigenze, dei drammi molto più importanti. Ma spesso questi soldi sono destinati a capitoli di spesa specifici, quindi evidentemente mi riferisco all'acquisto e al restauro di beni monumentali. Allora, impegniamo la Regione Siciliana in raccordo con la Municipalità di Palermo e acquistiamo questi tre beni che sono nostri, sono pubblici, sono della città di Palermo, e come avviene in molte altre realtà del mondo, ormai si pensa ai grandi poli museali, non al museo singolo. Chiaro. Evidentemente pensiamo a tutta un'area che parte da Palazzo dei Normanni, passando per Palazzo Riso, Piazza Bologna e proseguendo fino in fondo diverrebbe l'asse dei musei, dopodiché non pensiamo musei da museificazione degli oggetti, chiaro. Pensiamo anche a musei viventi, dove possiamo ritirare fuori la storia, le tradizioni, gli arti, i mestieri su alcune cose. Io citavo un esempio, tutta l'oreficeria siciliana seicentesca, ancora ci sono dei grandi orafi, scuole di orafi, i maestri corallari o tante altre ipotesi. Senti, allora, noi ovviamente si sarebbe da fare una rubrica settimanale, perché insomma alla fine i preziosi, la storia, la tradizione palermitana o siciliana è incredibile e lunga. Noi volevamo stamattina, mi è piaciuto questo grido d'allarme nei confronti dei quattro canti, soprattutto cerchiamo di ripristinarli, cerchiamo di comprarli, è una cosa pubblica, c'è tra l'altro la prelazione, cioè lo Stato può assolutamente, certo, essere in prima linea. Io volevo, certo, mi ha fatto piacere intanto parlare con te, spero di... No, piacere è stato mio essere vostro ospite, tantissimo. Magari ci sentiamo dopo per le cose. Bene, assolutamente sì, e possiamo insieme portare avanti anche con voi e con tanti altri amici, giornalisti, radio, ascoltatori, eccetera, eccetera, possiamo portare avanti insieme questo progetto e questa speranza per la nostra meravigliosa città. Grazie a Mario Mele, grazie a te, buona giornata. Prima Radio.